Questo nuovo video oggi, come avete letto il titolo, sono una challenge in cui mi provo a truccare con un solo colore. In questo momento lo setto, adesso lo toglierò. Tanto non so ancora quale colore è. Ho messo qua sopra dei bigliettini in cui ci sono tutti i colori che mi sono venuti in mente anche guardando i miei trucchi. Prima di tutto questo, voglio informarvi che questo lo pubblicherò domani, quindi ieri, è uscito il video sul mio nuovo canale Lupa Solo Italia sul matrimonio giapponese. E poi a dicembre usciranno altri video specialmente sul Natale, come su questo canale. Iniziamo estraendo il colore, cercando di fare tutto. Questo. E sono tutti biglietti in misura diversa perché ho stappato proprio il foglio malamente. Bene, il rosso, cioè si legge il rosso, cioè vi rendete conto, avrò la faccia rossa. Il rossetto potete praticamente lasciarlo. Bene, ovviamente se questo video vi piacerà ne farò altri sempre sui colori, quindi adesso vado a prendere tutti i trucchi che ho di color rosso. Bene, praticamente tutto quello che ho trovato è tutto o solido o straliquido, quindi ci provo. Ho tratto pure una cosa che avevo creato io per fare il fondotinta, perché si è rovinata col tempo essendo naturale. Allora, iniziamo come sempre con gli occhi. È la parte più facile, perché col rosso l'ho già fatto. Allora, uso questa, la palette di Sephora, quella mega enorme, che in realtà è un kit proprio. E vado a mettere. Allora, quasi il rosso scuro. Allora, qua uso il rosso scuro e ecco, mi correggo. Uso la palette Bare Revolvers di Primark. E uso l'unico un po' rossastro. No, dai, sono due rossastri. Cioè, questo qua in basso, che nella fotocamera sembra rosa, in realtà è un rosso glitterato. Gli altri sono rosa, praticamente tutti, quindi vabbè. Sono tutti scuri, ma accontentiamoci. Poi uso lo specchio qua perché sennò non ci vedo di niente, perché sono mezza cieca. E vado a usare questo rosso mettendolo sulla tutta la palpebra mobile. Dai, non ne sta venendo neanche tanto male, dai. Per quanto io metto come su tutti i colori, come ho detto, ma di certo non speravo in questi. Speravo più in un rosa, un arancione, dai. No, arancione no. Col rosso fa il fico, quindi fa un trucco un po' più elaborato. Ovviamente non va bene per scuola, a parte la parte degli occhi. Perché andare a scuola tutta colorata non mi sembra il massimo. Uso lo stesso pennello e vado con questo di Sephora a prendere questo rosso scuro scuro scuro, questo qui, questo scuro. Meno male avevo questa palette con tutti i colori, anche per questa che mi è venuta in mente l'idea. Poi quando sta cosa colorerà, ok, perché l'avevo un po' rovinata, volevo fare anche un video. Questo metto una parte più esterna, un video tipo sull'oroscopo. Ma non ne sono ancora certa perché devo riuscire ad avere in prestito a mio fratello il telefono, o per registrare o per mettere le foto, e lui non me lo darà mai. Voilà. E poi ancora per scriverlo, perché in realtà nella realtà è un po' più scuro di quello che si vede nel video, perché qua sembra che non ci sia niente. Vado con uno più sottile e scuro, questo qua. Sono tutti i pennelli della Snap, e li vado a prendere. Questo lo tengo con lo specchio. La palette di Primark, perché negli altri ho tutte le cose liquide. Io vado a prendere questo scuro scuro scuro, che qua sembra un marrone, in realtà è un viola scuro, cioè un rosso scuro, che aiuto, ho cose liquide in questo momento, non avendo niente di solido veramente rosso, quindi non esagerare, e aumento la piega. Poi tipo collegato all'altro canale qua aperto lo fai tipo il trucco giapponese, e poi pian piano che faccio varie culture e vari colori. E poi vado a mettere questo un po' più scuro al centro, sempre con lo stesso pennello, qua per scurire un po', così sembra un po' più naturale. Poi col dito sfumo, semplicemente perché ho rovinato tutti i pennelli. Ok, adesso la parte un po' più difficile. Infatti, non ho sporcato tutto il mio nome.
nuovo, vabbè. Dovevo lavare il mio materassino. Ok. Quindi, andando a prendere il rosso più scuro con questo posto, cioè questo, vado a farmi tipo le linee di eyeliner. Proprio io ho provato sempre dalla palette di Sephora l'eyeliner in gel che c'è dentro. Ho provato quello verde ed era fichissimo, però non posso usarlo per questo make-up. E voilà, una linea di eyeliner non troppo elaborata, anche perché non sono bravissima a metterlo, e non con il telefono a farmi da specchio. Perché sto usando proprio il telefono come specchio, perché sono un genio. Voilà. Più o meno tanto la lineina di eyeliner. Come vedete, l'ho fatta quest'oggi. Tanto anche questo vado a sfumare con il pennello grosso. Perché in polvere intanto non è che durino tanto, quindi giusto per scurire un po'. Lo vado a scurire verso l'alto. Voilà. Adesso la parte più divertente, il mascara non posso metterlo perché non ho niente di rosso. La parte più divertente per voi e più triste per me. Devo mettermi il fondotinta. Quindi prendo questo pennello già rovinato perché lo uso per le maschere. E vado a prendere questo che avevo fatto io. Spero di non sporcarmi, ok? Come vedete è straliquido e rosso. In realtà sotto è più, un po' più chiaro. Quindi con la matita strarovinata lo vado di nuovo a mischiare perché dentro c'è tipo anche il fondotinta di Kiko e mi sono sporcata giustamente. Quindi è più fico, diventa un pochino più chiaro, più indossabile. Ok, ho preso un pezzo di stoffa per tenerlo perché sennò mi stavo sporcando tutta. E vado a paura. Vado a prendere davvero poco, 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 poco. E vado a metterlo che. Oh, vabbè, mi aspettavo peggio. Mi aspettavo diventare strarossa, invece divento solo rossa. Meno male, ho fatto bene a mescolarlo, perché se non lo mescolavo ero peggio. Ah, ecco. Come vedete sto diventando. Ecco, sembra che tipo ho tanto di acne, perché mi ha fatto le macchiette, o tipo ho sbattuto tutta la faccia. E che non. Essendo neanche un vero fondotinta, non è il massimo. Anche se ammetto mi aspettavo molto molto peggio. Ma va bene che lo. Aspetta, aspettate che alla fine il telefono schiarisce un sacco. Io ho paura di vedermi con lo specchio vero. Quindi vabbè, adesso è un po' esagerato, devo sfumarlo. Quindi vado un attimo a sfumarlo perché ci metterò mezz'ora. Ok, se dal video sembra quasi che io non abbia colore, sullo specchio, vero, sono rossissima, cioè sembra che mi sia scottata la faccia. Cioè non si sente quasi a differenza. Vabbè, fra questi due sì, perché io ho il collo chiarissimo. Quindi, vabbè, posso andare un po' a espandere, ma non voglio esagerare perché dopo tanto mi tolgo tutto. Adesso devo usare un correttore. Come correttore me lo devo fare io. Perché ovviamente non ho il rosso. Forse sotto ce l'ho, ma non qua sopra. Non qua sopra. E non voglio farmi le scale. Quindi sto pensando di usare all'inizio questo, che uso il luccicalabbra, quello di legami alla fragola, buonissimo. Però sono già abbastanza rossa, quindi vado a farlo io. Prendo un coperchietto, il fondotinta perché il mio correttore l'ho finito e un po' di ombretto rosso chiaro e vado a crearlo. Ok, l'ho fatto, non si sembra tanto rosso, ma come ho detto la telecamera fa schifo, ma è abbastanza rosso, quindi ho paura, ma vado a prenderlo e a metterlo. Allora, ovviamente l'ho fatto rosso, ma più chiaro del rosso che ho in viso, così che magari schiarivo un po'. Tanti ho 200 brufoli. Allora, devo usare anche un attimino, visto che ho fatto 200 kg per schiarire sotto. Quindi, usando lo specchio, vado come al solito a sporcarmi
Mauro, ecco, anche qua se è molto rosso anche questo. Voi mi vedete più normale, siete fortunati. Da voi non sembra uno zombie che ha avuto un problemino e si è scottato tutto. Ok, anche la voce sembra più chiara, per fortuna. Nel senso, più non sembro più proprio uno zombie da Kitcom. Ok, e si vede anche un po' di più l'occhio, che è venuto abbastanza figo. Adesso, mentre ci sono, vado a schiarirmi anche le labbra. Adesso sembro proprio un vampiro. Dopo ovviamente migliora perché non voglio uccidere nessuno. Qualcuno vuole uccidere, ma non fra voi. Adesso la parte più difficile. La base. Cioè la base di cosa. Allora, per il contouring. Allora, io l'unica cosa un po' rossa che ho è questo marrone rossiccio. Quindi userò questo perché il resto proprio non ho nient'altro. Quindi vado a usare questo e aiuto. Non è neanche il mio preferito perché fa questo effetto macchia che a me non piace per niente. Infatti dopo ne scrivo. E vado a fare la stessa cosa anche dall'altra parte. No, infatti viene sempre meglio dall'altra, ma ok. Quindi vado adesso un po' a sfumarlo perché io detesto proprio questo. È l'unica cosa di questa palette che non mi piace per niente. Perché non mi piace come. Come si nota tanto. Ok, un po' meglio. Ora devo andare a fare il blush. Questa è la cosa più difficile perché se non sbaglio neanche in questa c'ho il rosso. No, infatti qua c'ho il rosa. E anche questa di Deborah. L'unica cosa un po' di rossa che ho è questa di Deborah Milano. Però ecco, distrutto tutto, vorrei non usarla perché avevo intenzione di regalarvela. Infatti è ancora totalmente nuova, l'avevo solo aperta, poi tutte le volte non l'ho mai utilizzata. E quindi ho deciso di regalarvela in un prossimo giveaway, anche se non so quando sarà, perché in questo momento sto mettendo i soldi via per andare in vacanza. Però volevo tenervela per voi, quindi non lo posso utilizzare, perché se no, cioè non posso darvi una cosa utilizzata. Quindi andrò a usare il rosso che ho usato prima, questo rosso scuro scuro. Ovviamente vedete è rossissimo, ma lo sbatte tanto tanto tanto. Andiamo. Io già che detesto il blush, perché non è che vado pazza. Li vado a sfumare insieme. Tanto. Dai, meglio di quello che mi aspettavo. Allora, questo lato mi viene sempre meglio, non so perché. Guardate, qua sembra che ho il coso alto, qua che è lo basso, ma vabbè. Bello che ho proprio la forma del viso io diversa, la mia fortuna. E voilà, dai. Ok, dopo mi vado con le labbra perché faccio paura pure a me. E poi l'ultima cosa, l'illuminante. Tristamente il mio illuminante è che questo non ha rossi. Quindi, cioè c'aveva il grigio, il bianco, il rosa e il marrone, ma non il rosso. Quindi per farlo ho deciso di cambiare la vita e prendendo questa del micino, che mi piace ma ho rotto un ombretto, è uno speciale Natale tipo, vado a prendere, dov'è? Questo rosso qua in alto, che è glitterato anche se serve un lucidalabbra. Quindi uso questo e vado a metterlo. Poi lo sfumo con le dita perché è un gloss e quindi non è il suo compito, in realtà anche questa l'ho usata davvero poche volte perché cioè è carina ma non è che ne va di pazza, anche se ha dei colori bellissimi all'interno. Quindi voilà, anche questo illuminante neanche tanto male sta andando, cioè poi se mi guardo allo specchio qua giustamente anche qua si nota chiaro. Se mi guardo qua in realtà io ho molto più rosso e mi faccio paura. Cioè guardandoli sopra potrei anche uscirci. Guardandoli sullo specchio io non ci uscirei mai neanche morta. Quindi,
Ora, invece che il rossetto, ho messo qua un mio rossetto, ma l'ho perso. Ah, no, è qua. Questo, della Marquis, rosso, rosso, rosso. Vado a mettere questo. Così. Alla buona, neanche stando tanto attenta, perché poi tanto andrò a ripassare. Ok, adesso quello so che è più chiaro perché non l'ho messo, perché utilizzando questa l'apro, perché ho subito lato sbagliato, e l'apro, no, cavolo è? Sono un genio. Ok, c'ho i rossi, vedete, io c'ho pure i lucidi alla labbra bianchi, quindi per tutti preferivo quelli, ma va bene. Vado a prendere questi rossi con un pennellino. Vado a prendere questo che, come potete vedere, è già utilizzato perché è buonissimo come rossetto. E vado a scurire così. I bordi. Adesso lo vado ovviamente a sistemare perché lo devo scurire uguale. Adesso scurisco. Ok, la telecamera si è storta, quindi sembro storta, ma ok. Allora, l'ho scurito un po'. Ovviamente non del tutto perché adesso lo devo togliere, mi dà fastidio il lip gloss. Però più o meno è questo il risultato. Se riesco poi metto una foto iniziale vera e propria, cioè un vero rosso, cioè io mi faccio paura qua sopra. Adesso la fa uno scherzo a mio fratello. Se vi è piaciuto questo video lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, scrivetemi sotto nei commenti nel prossimo video che volete vedere.